Bene, buongiorno, ben ritrovati su Disco Volo, questo atletico blog musicale ospitato su Artmaker Web TV, un blog che gestisco da tempo. Ogni volta vado a segnalare dei dischi per me importanti, dei dischi sempre molto particolari che hanno segnato un percorso, dei dischi che io ho assimilato, che ho digerito e che in un certo modo vi restituisco, vi inoltro di nuovo la vostra attenzione. Questa volta vado su la trilogia berlinese di David Bowie e non è casuale, ci sono tante coincidenze. Quest'anno è stato un anno particolare per il Duca Bianco, la sua scomparsa naturalmente e il suo testamento, un disco veramente notevole, che è un po' un'ultima uscita teatrale di Bowie, che è l'album Black Star. Magari ne parleremo più avanti. Ma mi fermo alla trilogia berlinese che è un po', ognuno ha il suo Bowie, ognuno ha una sua idea di Bowie, veramente sfaccettata, multiforme. C'è chi apprezza il primo periodo, quello legato ai primi successi, Space Oddity, Life on Mars, c'è chi preferisce la parte glam, quella di Ziggy Stardust, chi il Bowie più commerciale, quello di Modern Dance, eccetera eccetera, chi il Bowie più avventuroso, insomma ci sono tante figure, il Bowie del cinema, il Bowie artista, il Bowie rockstar, e ognuno penso abbia una sua visione di questo personaggio che ha saputo creare leggende intorno alla sua figura, dato che viene da studi pubblicitari, lavorò come pubblicitario agli esordi della sua carriera, e questa attenzione per la comunicazione, per il lavoro sulla sua figura è sempre stata una caratteristica fondamentale. Non a caso, quando si parla di pop, nel caso di David Bowie, si deve estendere la categoria pop al discorso di pop art, popular art, con riferimento naturalmente a quello che ha fatto Andy Warhol nell'arte figurativa. È un po' il corrispettivo tra Bowie e Warhol. Bowie guardava molto a quello che faceva Andy Warhol, dalla Factory in poi, in chiave artistico. Bowie è un po' un traghettatore come Warhol, mentre Warhol ha traghettato l'arte figurativa più colta, quelle correnti d'avanguardia, in chiave più di massa, con la serializzazione delle opere d'arte, non più un'opera unica con la sua aura inavvicinabile, sacrale, ma con tante opere d'arte serializzate e messe a disposizione di un pubblico sempre più vasto. Bowie ha fatto la stessa cosa con la canzone, prendendo spunti dalle correnti d'avanguardia, da altre discipline artistiche, dalla storia dell'arte, citando sempre artisti molto particolari, l'espressionismo, il futurismo, citando il cinema, citando il teatro, lui allievo sin dai primi tempi del coreografo mimo Lindsay Kemp, citando certa letteratura più d'avanguardia, per esempio la letteratura beat di William Burroughs, da cui mutuò la tecnica del cut-up per lavorare su alcuni suoi testi, dalla fantascienza, la fascinazione per i viaggi nello spazio, era il periodo anche in cui Bowie si mosse negli anni 60, dei primi tentativi di viaggi nello spazio da parte degli umani. Insomma, Bowie fa da traghettatore, prende elementi di musica colta, che sia musica elettronica, che sia musica contemporanea, che sia musica avant, psichedelica, il suo riferimento ai primi Pink Floyd, a Syd Barrett, ma poi li porta ad uso e consumo di un pubblico vasto, di una massa, come si diceva un tempo. Quindi la canzone per Bowie diventa una griglia, un contenitore in cui portare dentro degli elementi anche più distanti, obliqui. Allora, veniamo quindi, dicevo, al periodo in cui io individuo il mio David Bowie, questo artista onnivoro, questo artista veramente insanabile nella sua curiosità. C'è in contemporanea anche una bellissima mostra a Bologna, al Mambo, in cui veramente c'è un percorso notevole sul Bowie e nelle sue mille sfaccettature. Si possono avere tante visioni di David Bowie, ognuno di voi sicuramente ne avrà una.
La cosa importante è avere forse un taglio più personale, intimo, assolutamente soggettivo, con i tanti personaggi creati nella vita di Bowie. Partiamo da Ziggy Stardust, o prima ancora il Major Tom, il Maggiore Tom, poi Ziggy Stardust, poi il Piccolo Duca Bianco, e poi ancora il Commissario Nadler più avanti. Tante trasformazioni e tante figure di questo personaggio. Ecco perché a volte bisogna fare anche una panoramica sulle estetiche, su alcuni passaggi di questa labirintica produzione del Duca Bianco. Perché poi in fondo su David Bowie ci capitavi, in un certo modo incrociavi, ti imbattevi un po' ovunque, parliamo soprattutto del periodo tra fine 70 e 80, quando cominciò a circolare anche diversa roba in televisione, i primi videoclip, i primi programmi musicali. Lo trovavi sulle frequenze radio libere negli anni 70, oppure in televisione nei programmi, per esempio, della domenica pomeriggio della sera. Io ricordo alcune così flash su Bowie, io da bambino, ragazzino, adolescente, su pomeriggio all'altra domenica, oppure in un bellissimo special su Odeon alla sera, uno special proprio sulla trilogia berlinese, sulla costruzione del disco, del primo disco della trilogia, che era lui. Nel mio campo so di essere il migliore. Tra me e gli altri non c'è competizione. Bowie lo trovavi nelle riviste musicali, ricordo un Ciao 2001 che affigge sul disco un consiglio. Eccolo qua, per esempio, questo disco qua, Loggeri, il terzo della trilogia, vede questo bollino con premiato dai critici di Ciao 2001, quindi cosa facevi? Leggevi Ciao 2001 e andavi subito a acquistare questo disco. Lo trovai appunto nelle riviste musicali, lo trovavi al cinema con per esempio L'uomo che cadde sulla terra, oppure in un film di culto per la generazione di passaggio tra i 70 e gli 80, un film come Christian F. Insomma, le canzoni già giravano in testa: Space Oddity, Life on Mars, Rock and Roll Suicide, sino ad aggiungere a Heroes, uno dei suoi capitoli più conosciuti a livello planetario, che divenne quasi un inno generazionale, un inno di passaggio tra i 70 e gli 80, anche se si tratta di una generazione difficile, esistenzialista, non buonista sicuramente, con un senso di nichilismo, che da un lato riportava alla luce gli eccessi del sesso, droga e rock and roll della decade dei 70, ma dal lato preannunciava o era contemporanea al now future del punk e all'avvento di sonorità più cupe, più dense, di certo post-punk, della new wave, con tipiche progressioni armoniche, continue modulazioni e tonalità minori tipiche di Bowie, che poi andranno a influenzare tantissimi esponenti della new wave, no wave, post-punk, tanti artisti, musicisti, cantanti che io ho apprezzato, poi nel tempo ho scoperto che venivano da quel ceppo, da quel particolare ceppo. Bowie era stato un iniziatore, Bowie e l'art rock in genere, Bowie lo sperimental rock in genere, quindi Ino, Bowie, Roxy Music, Sparks, eccetera, eccetera, eccetera.
E veniamo appunto alla trilogia, veniamo al primo disco di questa trilogia, che è questo Low, con questa copertina iconica, ed è il primo disco di Bowie, che vede l'approccio e l'apporto assolutamente fondamentale di Brian Eno, che diventerà il suo braccio destro in questa trilogia. Eno, che veniva dalla sua prima esperienza con i Roxy Music, lui era quello che si occupava del sintetizzatore di questo apparecchio elettronico, con il quale aveva cominciato anche a filtrare gli strumenti classici come chitarra, basso e batteria. Lowe del 1976, insieme a Eno e Bowie c'è anche un fido produttore che si chiama Tony Visconti, che seguirà un po' Bowie in tutta la sua carriera, sia dai primi dischi sino ad arrivare all'ultimo Black Star, e insieme a loro una serie di fidi musicisti, per esempio Carlo Salomar, che aveva già iniziato a seguire Bowie dal periodo americano pre-trilogia, quando Bowie aveva cercato una sua strada alla soul music in America. Allora, siamo nel 1976, Bowie viene da un periodo di crisi artistica e anche di derive tossiche, con un uso forse smodato di stupefacenti, una vita un po' dissoluta che l'aveva portato quasi alla soglia della follia. Bowie ha una serie di casi di derive in famiglia, una famiglia abbastanza inquieta, e lui, con la paura di cadere anche dentro questa follia, cercò di esorcizzare, a un certo punto togliendosi da Los Angeles, da questo periodo assolutamente di deriva, e cercare una nuova via. E Berlino è la città che accoglie questi tre dischi, ecco, non a caso viene definita trilogia berlinese, anche se in verità Berlino geografico, vedremo che i dischi non sono stati totalmente registrati, in particolare questo Low a Berlino, ma hanno visto anche altre sedi. Però Berlino diventa il luogo dell'anima. Per esempio Low fu registrato per buona parte in Francia, vicino a Parigi, allo Château de Rouille, e poi in un certo modo terminato agli Hans Atom Studio di Berlino. Perché Bowie sceglie questa città per rinascere, per ricrearsi, per reinventarsi? È una città europea in cui si mescola, c'è un clash culturale, si mescola in un certo modo l'Occidente e l'Oriente. Bowie ha sempre avuto la fascinazione per le culture orientali, vedi la sua fascinazione per il teatro kabuki, per il buddismo, per certe musiche anche orientali. Però queste fascinazioni si uniscono invece ad un suono tipico mitteleuropeo, occidentale. Vedremo anche come in quel periodo Bowie stia ascoltando parecchia musica proveniente dalla Germania. È una città che ancora risente della guerra fredda, della divisione post-bellica tra il blocco americano e il blocco sovietico, tutto quanto incarnato dal cosiddetto imperturbabile muro di Berlino, il muro di Berlino che è una simbologia di questa città, ma una simbologia anche della cultura dell'epoca. Quindi la mitteleuropa anche di certe correnti d'avanguardia, a cui Bowie guardava tanto, l'espressionismo, la body art, il surrealismo, tutte correnti d'arte che Bowie seguiva, essendo anche un grande estimatore dell'arte figurativa, non a caso riuscirà ad avere una sua galleria, da una sua collezione d'arte messa all'asta anche in questi giorni dopo la sua scomparsa. Quindi da un lato abbiamo il suono bianco, il suono marziale, teutonico, e la prima elettronica tedesca. Bowie aveva una fascinazione per il suono tedesco, i Kraftwerk in particolare, i Kraftwerk di cui Bowie si era innamorato. D'altra parte Eno, che è il suo Brian Eno, che è il suo collaboratore, aveva da tempo lavorato in Germania con alcuni artisti, in particolare con Cluster e Harmonia, quindi
Questo suono entra prepotentemente in questo Glow, nel primo album della trilogia. Bowie aveva cominciato ad ascoltare i Noi, i Tangerine Dream, i Kraftwerk, i Can, insomma tutta quella serie di gruppi tedeschi che erano veramente un'innovazione nella storia del rock più avanguardista. Dall'altro lato però in questi dischi non dimentichiamo che il nucleo di base di musicisti di questi dischi sono per lo più anche di colore, quindi c'è anche una commistione di suono elettronico, di suono marziale con suono cosmico. Si parlava appunto dei corrieri cosmici, del krautrock, quando si parla di gruppi tedeschi del periodo degli anni 70, però mescolato al funk, alle poliritmie africane. Un interesse di Bowie per il suono terzo mondista o quarto mondista, la famosa serie di dischi di Brian Eno, Ford World, con John Hassell ed altri. Quindi a inventarsi anche una sua musica etnica che guarda ad altri mondi, vi dicevo il suono orientale, il Giappone, ma anche all'Africa. Esperimenti come tre dischi, come per esempio The Secret Life of Arabia in Heroes, che cita quasi sonorità medio orientali, oppure in Lodger, l'ultimo album della trilogia, delle vere e proprie canzoni di musica etnica futurista, vedi African Nightfly. Quindi vi dicevo, un Bowie affascinato ed influenzato dalla musica elettronica. Si era tolto da Los Angeles, quindi aveva lasciato da parte il periodo della soul music, aveva fatto un disco di transizione importante, si chiamava Station to Station, in cui cominciava a far presagire quello che sarebbe stata la trilogia. Si toglie insieme all'amico Iggy Pop da Los Angeles e ne viene in Europa. Ed è appunto durante il tour di Station to Station che Bowie comincia a mettere da parte e a conservare dei pezzi per questo cambio di rotta, per questo cambio discografico di Lowe. Nell'estate del 1976, alla conclusione del tour mondiale Station to Station, con il fido Iggy Pop dietro le quinte a seguire un amico che lo segue nelle sue avventure anche più smodate, anche nei club, stanno facendo una vita abbastanza bohemienne. Alla conclusione del tour di Station to Station, l'artista decise di abbandonare Los Angeles, dove la sua dipendenza, come avevo detto, da cocaina aveva raggiunto proporzioni inquietanti, e parte per l'Europa insieme all'amico Iggy Pop, anche lì reduce da disavventure varie. E vedremo poi anche come Bowie produrrà il disco della rinascita di Iggy Pop, che è The Idiot, che un po' fa da canovaccio per quello che sarà la trilogia. Su The Idiot Bowie comincia a sperimentare sui suoni. Bowie artefice come produttore della rinascita di Iggy Pop, o per esempio della rinascita di Lou Reed con Transformers, tutti episodi che lo aiutano poi a cominciare a costruire, a elaborare la trilogia. Vediamo a Lou, Warszawa, il brano forse simbolo di questo disco, composto per lo più da Brian Eno. Eno la compose seguendo l'indicazione datagli da David Bowie di scrivere un pezzo molto lento, un pezzo che possa essere quasi un sentimento religioso. Al suo ritorno da un viaggio, Bowie poi aggiunse una curiosa parte vocale, una sperimentazione vocale, un testo senza parole, senza delle parole vere e proprie, ma costruito su delle sillabe scelte più per il loro suono piuttosto che per il loro significato.
tante tracce vocali cantate da Bowie in un registro acuto spesso, e qui interviene il produttore Tony Visconti, che comincia anche a sperimentare con lo studio di registrazione, che ottiene questa voce rallentando il nastro, si registrava su bobinoni, e poi accelerando di nuovo il nastro, quindi creando questo esperimento sulla voce. Questa composizione è anche un tentativo di catturare l'atmosfera del paesaggio polacco che Bowie aveva avuto modo di osservare durante un viaggio in treno nel 1976. Warszawa cita la musica contemporanea, cita Cale, Stockhausen, il minimalismo americano, però vi dicevo, il tutto portato in chiave più popular, più pop. Tony Visconti comincia, vi dicevo, anche a sperimentare sui suoni. Tony Visconti, che è stato collaboratore, produttore più duraturo nella carriera del Duca Bianco, dai primi Spiders from Mars fino ad arrivare all'ultimo, passando per Space Oddity del 1969 fino all'ultimo Black Star del 2016. Per esempio, crea Tony Visconti per questo disco un apparecchio che poi sarà utilizzato tante altre volte in altri dischi, un apparecchio denominato Harmonizer, che avrebbe donato alla batteria una timbrica assolutamente nuova. Vado a cambiare un attimo il disco. Mm-hmm.